sì, questo nasce come pantaloncino da corsa, però per me è diventato un pantaloncino di allenamento quotidiano di Muay Thai, essendo molto comodo, spaccato, buono per i block, leggero, non si bagna, con l'elastico piccolo che non dà fastidio alla pelle quando fai clinch, e soprattutto per chi come me alzava i pantaloncini della Muay Thai, con questo abbiamo risolto il problema. Però ovviamente non è adatto per un match secondo me, perché per combatterci va sempre il classico pantaloncino. Una volta mi hanno chiesto di combattere con questo qua, ma ho detto di no, preferisco quelli da Muay Thai. Per esempio uno così, questo qua che è un po' grosso, però è stato il pantaloncino quando ho combattuto a Lumpini contro Nakamura. Per me l'ho fatto io il design, per me è molto, mi dà tanti ricordi questo pantaloncino. Dai, proviamo a metterlo, anche se è enorme, è un po' grosso, dai. Però questo è il classico pantaloncino da Lumpini, da Muay Thai. Come estetica questo qua è il migliore di tutti, diciamo, dai. Beh, qua c'è scritto il mio nome e il nome della palestra, e queste qua non so se si capisce, ma sono ali. Io appena ho visto questo tipo di design mi è piaciuto molto, ho scelto di fare questo, che magari mi avrebbe aiutato un po' a volare sul ring, fare qualche ginocchiata saltata magari, però vabbè. E poi invece questa scritta qua, spiego nell'altro pantaloncino, che è simile, però sempre dei Lumpini, questo l'ho usato per combattere un altro incontro a Lumpini contro il Thai, questo forse mi sta meglio, lo cambio. Questo è un po' grosso, tutte taglie grosse, vabbè. Niente, questa scritta praticamente vuol dire Lumpini contro la droga, che è una scritta obbligatoria, che qualsiasi atleta che deve combattere a Lumpini deve avere un pantaloncino con scritto questa cosa qui. Infatti se non te lo fai fare te ne danno uno loro prima di combattere, perché è obbligatorio avere scritto Lumpini contro la droga. Ma in realtà la mattina dopo il peso avevo scelto un altro colore, altri colori nelle linee, però hanno sbagliato, ma alla fine dai, è venuto bello e abbiamo deciso di farlo. Questo è stato quando ho combattuto contro Nin, uno dei Thai che ho battuto a Lumpini, bel match duro, e poi l'ho usato anche per fare il titolo WBC. Quindi direi un pantaloncino fortunato, dai, due match importanti vinti, quindi anche questo qua è un bel amuleto per me. Questi qua invece sono i pantaloncini che abbiamo creato noi come Muay Farang per il team. Mi piacciono tanto perché hanno ovviamente i colori del Muay Farang. Allora, questo qua è quello classico, semplicissimo, nero, con linee colorate, scritta Muay Farang davanti. Normalmente nei pantaloncini troviamo la scritta Muay Thai, noi abbiamo messo Muay Farang, e dietro Muay Farang in inglese. Beh, ovviamente Muay Farang in Thai davanti, perché nel culo non si può mettere, perché per i Thai è una mancanza di rispetto, questo si sa. Poi c'è il tribale. Visto che a molti piace il tribale, ma a me non tanto sinceramente, però è un bel pantaloncino, anche se i tribali non mi fanno impazzire. Metà e metà, è una cosa che non si vede tanto. E poi quello che piace di più a me, il pantaloncino ufficiale del team Muay Farang, col logo al lato. Proviamolo un po'. Questo sfortunatamente ancora non l'ho usato per combattere, perché tutti i galavi danno i pantaloncini dello sponsor, però tutti i ragazzi del team usano questo per combattere, quindi è abbastanza conosciuto in giro, nei video, eccetera. Bel logo da Muay Farang, questo mi sta un po' meglio, la mia taglia. Questi, a differenza di quelli prima che ho disegnato io, questi qua invece sono stati disegnati in Italia, però ho chiesto di farli un po' più corti, un po' più attillati rispetto ai classici da Muay Thai, perché a me piacciono più corti, così non devo tirarli su tanto, anche se un pochino li tiro su sempre. Non hanno gli spacchi perché essendo corti non ce n'è bisogno, secondo me. Questi qua sono molto comodi perché sono da Muay Thai, ma comunque stretti e attaccati alle gambe. Dai, questi li ho fatti fare un po' più attillati, un po' più stretti, perché magari sono un po' meno funzionali rispetto a quelli con lo spacco, però sono più belli da vedere, no?